On. Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono ValucciA Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra nozzo so berry challenge. Dunque, ragazzi, siamo qui con una scelta. Sappiamo perfettamente quale sarà poi il ramo eh, lavorativo per la nostra deidre, però. Mi sembrava corretto mostrarvi eh, questo momento, insomma, questa promozione che è importante perché è la promozione, diciamo, di svolta, quella che va a impostare effettivamente il lavoro di Deidre. Nel senso che la nostra ce l'ha fatta, finalmente, inizia a vedere i risultati. Um, di questo suo piano che ha un po' messo su perché vi ricordo che la nostra ha un avversario politico che è molto potente che è il vero cioè ovvero il nostro Renji Kurosaki e ha avuto un po' un'idea con lui entrambi iscritti a questa chiamiamola agenzia genitoriale chiamiamola così con l'intento di diventare genitori di trovare un donatore una donatrice um, al fine di diventare genitori hanno deciso di unire le loro forze, mettiamola in questo modo, eh, di allearsi, con l'obiettivo di avere un figlio, no? Per Renji eh, c'è un interesse romantico sincero, eh, da quello che abbiamo potuto vedere finora, verso la nostra Deidre, quindi um, ha un po', fra virgolette, messo la scusa di questo pargolo, poi, per... Eh, Stare con lei perché fra i due c'è stato sempre molto astio come abbiamo potuto vedere. Mentre Daydre ha pensato bene di sfruttare questa occasione. Che attenzione, non vuol dire sfruttare suo figlio. Perché Daydre del resto, come anche eh, da regolamento ...no... Della, della generazione stessa, amerà tantissimo suo figlio. Sarà molto devota a questo unico o oh, barra unica figlio o barra figlia, quello che sarà. Però Diciamo che ha sfruttato così l'occasione per uh, pensando che in questo modo avrebbe avuto Renji dalla sua parte piuttosto che come avversario. E i primi risultati a quanto pare si stanno facendo vedere perché arriva questa promozione, quindi la nostra, evidentemente. Io immagino che uh, Renji stia perdendo, no, fra virgolette, punti da questo punto di vista, no. Quindi, politico, assicurati i voti, pronuncia discorsi e diventa la leader nazionale. Meglio dare una rinfrescata alla tua politica pubblica. Quindi, 65 simole l'ora, dalle 8 alle 16. Siamo pronti, promossa dipendente pubblica. Fermi qua, che è? Lavora da casa, sì. Guadagnerà 16 simole in più allora per un totale di 65 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus di 518 simone. Interazione promuovi le politiche. Interazione assicurati il voto. Interazione, fai vane promesse, ma tesoro. Interazione, chiedi una piccola grossa mazzetta. Il suo prossimo turno è lunedì alle 8. Quindi la nostra sta obiettivamente. Iniziando a vedere qualche risultato e questa ragazza è la sua pancetta tesoro è proprio l'abbigliamento adatto a una donna incinta devo dire complimenti quando devi usarlo non lo usi quando non lo devi usare lo usi sono queste le soddisfazioni ragazzi quindi direi vai um, in bagno fatti canta sotto la doccia perché direi che sei di ottimo umore chi invece ragazzi è sveglia da ore ma proprio non si dà pace non riesce a dormire è invece Violet che sta coccolando un po' Stroberry, ragazzi, sta, no? Impara a conoscere, basta con questa televisione. Non riesce a darsi pace perché secondo lei la figlia sta facendo un enorme sbaglio, ragazzi. Cioè, secondo me metti il guinzaglio, dai, portala fuori. Devi fare qualcosa, tesoro. Beh, dovresti preparare del cibo, vai, lavoro fra cinque ore. Però dai, una passeggiatina magari perché no? Vai a fare una passeggiata media, la nostra ha bisogno di riflettere. Perché, sì, dicevo, secondo lei sua figlia sta facendo un grandissimo errore, non tanto perché sta avendo un figlio, ragazzi, perché voglio dire, quella è una sua scelta. Eh, sente che è arrivato il momento di come dire no, dedicarsi alla maternità è più che giusto, però, è il modo che non convince sua madre. Lei vorrebbe comunque che sua figlia non seguisse un po', diciamo, le loro orme che hanno penato così tanto per scegliersi prima, sposarsi. Poi vorrebbe per lei una vita obiettivamente diversa da quella che hanno avuto loro. Tesoro, io non voglio dire nulla, ma non credi sia un abbigliamento leggermente fuori luogo? Che bella pancia, mamma mia. Terzo trimestre, fra cinque ore, ragazzi. Io vorrei proprio assistere al parto in questo in quest episodio. Quindi, um, cara, abiti, ti prego, indossa qualcosa perché fa freddo, vedi? Non, non è che io voglia romperti le pere, ma fa proprio frio, capisci? Eh, ecco, guarda quanto stai meglio così. E quindi, sì, è preoccupata. Milton, invece, ragazzi, è proprio incacchiato. Detto proprio. Tra noi, cioè, è rimasto molto deluso da sua figlia. Quindi asciuga. Vieni tu perché se, quando non c'è tua madre, è anche giusto che insomma, no? Vabbè, non è disponibile alcuna asciugatrice. È rimasto deluso da sua figlia, ragazzi, perché comunque in cuor suo anche Milton spera comunque, secondo me che la figlia non commetta gli stessi identici errori che ha fatto lui, perché adesso comunque ragazzi che ehm, guarda i notiziari, anzi no i notiziari, guarda un canale PolitiSim, adesso comunque che inizia a diventare, cioè che è anziano ragazzi, no che inizia a diventare, che è anziano, si rende conto ragazzi comunque che non ha proprio avuto... Uh, non si è proprio comportato bene quando era in gioventù, con, uh, avendo tutte quelle donne. Cioè, per carità, non si pente di aver avuto i suoi figli, ragazzi, questo è in dubbio. Però obiettivamente, secondo me, un po' si è, pe si è pentito del modo. Ecco, no? Stiamo sempre lì del modo. Quindi potrebbe mettersi seduto accanto a sua figlia, ma non ci pensa proprio e si siede qua. Perché questo è il clima, ragazzi, che si respira in questa casa adesso, in, questo, in questi giorni. Vuoi stare là? Va bene, stai là, guarda, stai dove... Milton, tu devi far pace però ehm, con il tuo piccolo cervello, perché altrimenti non ne usciamo qua. Quindi mentre lei è qui, vedete che... Come dire, fa un po' il punto della situazione, è sempre aggiornata, perché poi, ragazzi, il lavoro è al primo posto in questo momento della sua vita. È felice di questo figlio, lei lo desiderava però comunque il lavoro è il lavoro, quindi rete cultura mondiale, dai vuoi vedere rete cultura mondiale, ti faccio vedere rete cultura mondiale, oh energica, meno male cara, quando poi hai finito torna perché, uh vuoi scrivere un libro di cucina, ma che bella idea, questo mi piace, però eh, aver cambiato così, vabbè. E quindi sì, ragazzi, c'è tensione in famiglia. Mia figlia ha i tamburi nel cervello, non c'è altra spiegazione, perché lui ragazzi non lo ammetterebbe mai, eh. Però sì, sperava in qualcosa di diverso per sua figlia. Cioè vedere che è così simile a lui, no? Che non pensa a sposarsi, che sa che sua figlia ha avuto diverse frequentazioni, anche se non ha mai portato nessuno a casa, ma come dire un padre le capisce queste cose ehm, Fai il troll nei forum Ecco sfogati così tesoro dai Sfogati così Insomma avrebbe voluto qualcosa di meglio per lei Quindi fai qua caro mio Socializza Fai il troll nei forum Perché lui si sfoga così ragazzi E come potete vedere Ma in bagno, no, ma bagno più. Perché neanche si parlano lei ragazzi è rimasta molto delusa dal padre perché in questo momento in lui vede um, un comportamento una reazione ipocrita secondo lei luride asciutto ma che bello cioè nel senso quello che lei pensa è tu hai, hai fatto la tua vita io come figlia non ti ho mai giudicato non vedo perché tu ora devi giudicare me la mia vita non è poi così diversa dalla tua quindi perché tu potuto vivere come ti pare piace senza che io ti abbia mai giudicato, nessuno dei tuoi figli ti abbia mai giudicato e invece ora devi romper così le pere a me, che da una parte, ragazzi, voglio dire, è anche comprensibile, no? Come va la tua giornata, tesoro? Ma lei lo, lo sente dalla voce che già sta sul piede di guerra. Oh, ti prego, Milton, oh, spetta, perché non dovrei parlare? Dovrei stare zitto, non dovrei dire quello che penso? L'hai detto... Diverse volte quello che pensi Milton, ma la vita poi è di nostra figlia. Mm. Prego, lei, no? Um. Mm. Dov'è? profonda Devi capire. Che anche se non siamo d'accordo. No? Nostra figlia ha il diritto di brillare e di fare quello che vuole nella sua vita. Lo riesci a capire? Pensi che io sia felice di tutta questa situazione, Milton? Eh? Per me è proprio da immondizia. Non volevo che nostra figlia ripetesse no. i nostri identici errori. Eppure, a quanto pare, no? È andata così. E è colpa anche nostra, ti prego. Guarda, mi fai finire prima nella tomba se <ride> dici una cosa del genere. Beh, io non ci scherzerei su perché, insomma, eh, effettivamente è meglio non scherzarci. Con il tristo. Vedi, Milton, come dire, te lo dico con una metafora culinaria. Abbiamo mangiato per anni cibo spazzatura, no? Non ci siamo e curati con chi condividevamo il nostro letto E ora ecco il risultato che Con un padre come mi te, del resto Come piacere Marla, Milton Non ti senti minimamente in colpa perché io un pochino mi sento in colpa Che vorresti dire? Oh, che le mie, i oh. miei comportamenti in gioventù adesso sono la causa di tutto questo? Eh beh, un pochino sì, Milton Nel senso che quello che sta cercando di dire lei che poi ragazzi è la stessa cosa che pensa anche lui solo che lui non lo vuole ammettere è che ovviamente Daydre è cresciuta con un modello di famiglia alquanto particolare diciamo no quindi è normale che adesso insomma ci siano che tutto non vada proprio liscio come l'olio che magari ecco no quello che intende dire lei è che anche come si crescono i figli, ciò che comunque... Poi, vabbè, ti lavi, ti lavi le mani da sola, tesoro. Devi andare a lavorare. Sì, Ho detto che comunque ora devo andare a lavoro, poi ne parleremo. Lo so che non vuoi parlarmi, però adesso avrei bisogno, almeno dal punto di vista lavorativo, del tuo supporto. Mi voterai, vero? Sono il tuo no. padre. Sì, ti voterò. No. 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 Anche se non approvo, Deidre, il tuo modo di fare, e lo sai. Racconta una storia incredibile a questo punto, ragazzi, come una delle tante discussioni che ci sono state in questo periodo, immaginiamo, perché nella mia fantasia loro hanno discusso e discusso e discusso, perché ovviamente la gravidanza, ragazzi, è andata avanti per mesi, diciamo, no? Oh, ti prego, fanno tutti questi discorsi da rospo, perché non è che tu sei proprio l'esempio, no? Per poter giudicare. Mi sembra che hai avuto la tua vita da casa delle bambole, nessuno ha mai rotto il pero con te. Quindi ora non puoi permetterti di dirmi cosa devo o non devo fare. E lui, se da una parte, ragazzi, vedete, la guarda comunque sempre in modo amorevole perché comunque è la sua bambina, no? E poi, soprattutto, porta in grembo il suo nipotino, io spero non siano due ragazze perché sta pancia. Vi dico la verità, mi fa venire un'ansia tremenda, però ecco insomma, no? Quello che sta dicendo lui è: Deidre, io sono tuo padre, capisci? E questa storia di letto non mi convince. Oh, ti prego, papà, per favore, ok? Ho fatto un viaggio apposta. Magari la mia vita non sarà dipinta con i colori che tu immaginavi, ma non voglio che scoppi una guerra per questo. La vita non è un videogioco, lo so bene, ma io ho deciso così. Io spero soltanto che tu non debba pentirtene, che un domani sul tuo volto ci sia sempre il sorriso. Papà, guarda, ho capito, ti ringrazio. Va bene? Ma non è certo una partita di baseball questa, e so quello che faccio. E Milton, però, ragazzi, non ne è affatto sicuro, diciamocelo. Ora io andrei. A manifestare in una palestra, ragazzi. Però, sinceramente, penso questo di farlo off camera perché poi ci assicuro. C'è qualcos'altro che io voglio mostrarvi in questo episodio? Oltre al parto, ok, ragazzi. Sì, dobbiamo... è proprio questo. Si stanno scatenando. Ma no, tesoro, eh, tuo padre deve fare qualcosa. È proprio questo il motivo della discussione fra Milton e sua figlia. Caro, però, ehm, arriva il momento di cambiarsi perché c'è un ospite a cena. Quindi indossa, non lo so, questo sì, perché come potete vedere, vabbè, a parte questo piatto che aveva preparato Milton, Violet è stata dalla pazza gioia qua. Perché sì, mh, io ho immaginato che in questo periodo qua, Moltissime volte Renji abbia insistito loro eh, siano comunque andati a cena fuori ne abbiano parlato diverse volte ne abbiano parlato diverse volte cerca il fatto di potersi finalmente trasferire o che lei si trasferisse da lui o lui da lei perché lui vuole seguire ragazzi comunque questa gravidanza diciamo no? Tesoro non è proprio il punto adatto dove dormire, vabbè. E lei, ti ringrazio per essere venuto. Figurati, aspettavo questa giornata di sole da tempo. Finalmente ti sei decisa? Perché non voglio più perdere tempo a prendere mosche. Insomma, ho vissuto, mi sono perso praticamente tutta la gravidanza. Sì, ne ho parlato anche con i miei genitori e loro allora sono d'accordo. No, ragazzi, in realtà, no. Milton non è per niente d'accordo eh, con tutto questo, però per la figlia è importante, cioè nel senso, ovviamente lei non gliel'ha detto, ragazzi, non gliel'ha messa da questo punto di vista qui, anche perché, vabbè, vogliamo amoreggiare, abbiamo capito, anche perché suo padre non l'avrebbe presa affatto bene, uh, però, ragazzi, far trasferire Renji è il modo per tenerselo ancora più stretto, eh, e quindi, no, fa sempre parte della sua tattica, cioè, lo può tenere ancora meglio sott'occhio, se... Um, vive con lei quindi sebbene non sia proprio entusiasta della cosa ha deciso di tra eh, virgolette diciamo sacrificarsi ecco mettiamola in questo modo qua e um, e si sì, e di comunque no um, far, a farlo venire a vivere qua questa è la prima sera la prima cena ufficiale in cui comunque lo presenterà alla famiglia quindi io immagino uh, che, tipo, di un altro sim. Vediamo un attimo se c'è nella lista. Facciamo prima da qua ragazzi. Perché qui conosciamo 800.000 sim. Rangi, e, e farà la stessa cosa anche con tua madre, ovviamente, ragazzi, no? Immaginiamo che uh, sia il modo per presentarglielo, ecco. Quindi, insomma, sei sicura? Io forse era meglio prendere un caffuccino con la tua famiglia. Hai paura che ti facciano mangiare tre mezzi di formaggio grigliato? Non preoccuparti. Mia madre è una grandissima cuoca, quindi stai tranquillo. Comunque sta crescendo, eh? Guardatelo, ragazzi. Lui ha... cioè, attende questo momento, lo attendeva da tempo. Perché Deidre comunque non è stata... Cioè l'ha tenuto buono, ogni tanto si sono incontrati, però... Io immagino che adesso non si vedessero magari da un po'. Magari abbiano no? mm, comunicato pr principalmente diciamo, per tipo email, eh, via telematica, roba del genere. Quindi basta così. E vieni qui, tesoro, perché direi che è il momento. Forza, altrimenti chiedi di un altro sim. Non ce la facciamo più qua, Renji. Quindi papà... <ride> papà caro adorato no, ti stai abbracciando con tua madre che belli sti abbracci mistici chiedi di un altro sim sì, anche a tua madre dai diamoci una mossa però ragazzi altrimenti sta cena ci mettiamo gli anni papà mamma volevo presentarvi Rengi è arrivato chi? Fa il padre. Tesoro, ti prego, ho preparato la cena per lui. Vi prego, comportatevi bene, avete capito? Non ho avuto il piacere di conoscerlo ancora. Vado, eh? Tesoro, tua madre è ben felice, quindi vai qua. Sì, Tesoro, non è però, cioè, veramente vuoi. Ecco, eh, lui andrà qua, ragazzi, e non dico che farà una presentazione scritta. Scortese ma quasi. Una presentazione amichevole cercherà comunque di presentarsi, no? Sappiamo che le scene, tanto con i Sim, ragazzi, sono sempre mistiche. Tesoro, tu intanto fai un pisolino mentre tu hai conoscono il tuo compagno. Mettiamola in questo modo, perché, no? Attualmente. Per me è veramente un piacere, insomma, è tutta un'altra musica conoscere finalmente i genitori di Dedre. Certo, è stare davanti al computer è il modo migliore per conoscerci, vero? E lei, caro, um... e anche lei farà una presentazione amichevole, però effettivamente, tesoro Bello, non è proprio. Io sono la mamma! Oh signora, è... ora capisco da chi ha preso. Deidre, tutta la sua bellezza, vorresti dire che io sono un cesso? Guarda qua scatta subito la guerra. No, tesoro, ci mancherebbe, non sta dicendo questo. Quindi eh, immaginiamo che lei ovviamente chiamerà a tavola con questo. Vai tesoro, chiama a tavola, ti prego, se no qua non la finiamo più. Cara, tu tanto sei stanca morta, quindi eh, prendi una porzione insieme, dai. Mentre il caro Milton la farà finita e prenderà una porzione. Forza, tutti a tavola. Sì, abbiamo capito. Dai, sedetevi per favore. Non mangiate in piedi. Ecco, si è messa a capo tavola, ragazzi. Il posto di Milton. Non va già bene questa cosa. Papà, veramente il mio posto? Papà, ti prego, siediti. Va bene, mi siedo. E quindi lei allora, Renji, cerca un attimino di imparare, no? Come va il lavoro? Anche a conoscerlo, diciamo. Chiederà della giornata. Oh, yes. E range un indipendente pubblico presso il cittadini. Eh, infatti, hanno la stessa. Oh, yeah. Fatti prendere dalla gelosia. Milton sta solo parlando. Ma per favore, oh, siediti. Yes. Yeah. Milton, mettiti seduto. È il, è il compagno di tua figlia. Milton, ti arriva una testata, veramente, eh dai cerca anche tu di parlare ma va tutto bene signora certo questo momento è un po' piatta eh? devo dire che sa con la gravidanza di Deidre e tutto come dire mi sono un po' lasciato andare non sono stato molto dietro al lavoro in questo periodo sa l'arrivo di un figlio è molto molto più importante del lavoro certo ehm, e quindi sì, ho un, po', ho un po' dormito su sta dicendo lui eh, il lavoro, questo mostro che risucchia tutte le nostre energie, eh, lo so. Caro, ecco, impara a conoscere perché Milton non è molto, no? E basta con queste cose. Non è molto, ecco, impara a conoscere. Tu devi andare in bagno, altrimenti prevedo una fine ingrata. Brava tesoro, vai. Ha scoperto che è romantico, sai, ah, non voglio perdere tempo a prendere mosche. Milton, ti prego, stanno solo parlando. Ragazzi, ma vi pare normale? Ma immaginiamo ovviamente che sia geloso della figlia, ragazzi, perché altrimenti è una cosa allucinante questa, eh. E racconta una storia incredibile. Quindi ti prego, cara, tu smetti di parlarci perché altrimenti qua scoppia la guerra. E ripulisci, io sono veramente felice che abbiate deciso di accogliermi in casa vostra. Mi sono sentito po un sacco dell'immondizia, sa, per come sono andate le cose tra me e Violet. Beh, sai, io sono un uomo un po' all'antica, quindi non vorrei mi prendessi per un dinosauro o per un orso, ma avrei preferito conoscerti in altre circostanze. Eh? Non voglio essere un vecchio rospo. Ma mi capisci, sono il padre della piccolina, della mia bambina. No, no, certo, io la capisco. Sì, certo, sei proprio una mamma antica. Questa ragazza è svenuta qua. Del tipo, ma come mai ci mette così tanto? Eh, la, ora l'abbiamo capito perché. E tu, cara, anche, no? Sappi che sei il benvenuto. Immaginiamo lei abbia detto mentre erano a tavola, E Milton, ma io non la penso esattamente così. Eh, immaginavamo, caro, immaginavamo. Quindi questo ormai non serve più, questo nemmeno e questo nemmeno. E quindi tesoro, appena ti sei ripresa, per favore... No, non devi proprio andare, non, non è proprio il caso. Chiedi di passare del tempo insieme. Sbrigati però tesoro, perché altrimenti qua... E anche tu, Milton, fai una cosa, vai. Fai la doccia. Ai ah, questi yeah, due ragazzi. Non devi, devi soltanto, insomma, no? Fare una cosa importante perché è arrivato il momento, ragazzi, e lei chiederà ufficialmente a Renzi di convivere. Quindi allora, ti trasferisci da questa sera e ovviamente, ragazzi, no? Poteva dire di no. Quindi direi che a questo punto noi ci vediamo al momento del parto per poi concludere l'episodio. Come andrà questa convivenza lo vedremo poi, no? Già nel prossimo episodio. Intanto sappiamo che i due hanno finalmente, finalmente deciso di fare questo passo. E attendiamo con proprio ansia e non vedo l'ora la nascita dell'erede della terza generazione. Ok, ragazzi, siamo tornati in casa Rainbow, e come potete vedere, la nostra non ha più la pancia. Perché sì, è nato l'erede della terza generazione. Il colore è il giallo, per chi non lo ricordasse, ed eccolo qui, Kiro Rainbow. Si chiama Kiro, ragazzi, perché Kiro in giapponese significa giallo. Quindi mi piaceva tantissimo questa, no? Richiamare un po' le origini di Renji, ma anche ehm, rimanere fedele comunque al colore. Perché sapete che fino adesso ho sempre seguito, no, un po' questa regola. Quindi è nato Milton, si è diventato nonno. Sei diventato nonno ora, ragazzi. Io ho fatto le foto, anzi, volevo mostrarvi subito una cosa perché il nostro Renji ecco qua ha fatto una foto che è una schifezza. Vabbè, qui c'è il coso, lasciamo perdere. Però ha fatto una foto della nostra, ecco, in gravidanza. Come potete vedere, è una foto che io lascerò qui. La volevo mettere ecco così e poi prendere da lei, ragazzi, questo, il certificato. Perché sì, questa è la stanza del piccolo Renzi. Ovviamente questa è stata una sorpresa, eh, spero che la stanza, se di vostro gradimento, ragazzi, vi piaccia, io l'ho già impostata tutta sui toni del giallo. È stata una sorpresa di Milton. Milton che finora è stato così... Comunque, contrario a questa storia, voleva trovare un modo per farsi Guardate perdonare. Tuo foto, Quindi, ragazzi! Con nonno Milton, che tiene, mamma mia! Papà, questo è tuo nipote? Kiro? Guardate, ragazzi, che momento! Ora, Kiro è incacchiato come una Iena Ridens. Ti credo stava dormendo, però, vabbè, dettagli. E questa ragazza è una foto meravigliosa. Io ci tenevo tantissimo a farla perché sono i tre eredi, ragazzi, i tre eredi di questa generazione, cioè di questa famiglia. E ci tenevo tantissimo. Ora, non sarà una foto, ricordo, di quelle no, fantascientifiche, però, ragazzi, sì. E con la nascita del piccolo chilo, io vi ho risparmiato, ragazzi, il parto in ospedale. Tanto voglio dire, conosciamo la procedura. Eh, qui ho sistemato i piatti perché erano pieni di piatti praticamente. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace, uh una promozione. E lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Basta questo con fichi fichi. Programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici. No, vabbè, niente, ragazzi, tocca farglielo fare link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate, iscrivetevi e fatemi sapere innanzitutto se la stanza vi piace, ragazzi. E come immaginate un po' il futuro, no? Per uh, Renji, per uh, questa famigliola. Vieni qui tesoro. Vieni a conoscere tuo nipote, assolutamente, vai qui. Guardatelo, ragazzi. Mamma mia. Eh, lo so, sei molto tesa. Inoltre, ragazzi, prima di lasciarvi, volevo dirvi un'ultima cosa. Stavo pensando di inserire la um, MCCC. Questa mod praticamente eh, che permette un po', più che altro ragazzi, non tanto per utilizzare i trucchi, perché sappiamo perfettamente che nelle challenge i trucchi sono proprio aboliti completamente. Guardate come, guarda Renji, mamma mia tesoro! Più che altro perché ehm, in questo modo i fratelli e le sorelle della nostra Dedr potranno iniziare ad avere una vita/no? E quindi sì, pensavo un po' di eh, inserire questa mod. Fatemi sapere cosa ne pensate, se non conoscete la mod, comunque ragazzi è una mod mh, che praticamente permette, oh, grazie Pablo Caro, permette fai fichi fichi intanto, permette di eh, come posso dire, mh, ecco, di consentire alle famiglie con cui non uh, giochiamo di avere una vita diciamocelo <ride> perché ecco magari i sì, team possono sposarsi autonomamente possono avere dei figli quindi diciamo che l'idea che possano proseguire nella loro vita eh, mi piace ob obiettivamente penso che lo inserirò anche nelle altre challenge per esempio ecco nella Disney Legacy Challenge che eh, ella aveva tantissimi fratelli quindi ragazzi mi, mm, mi dispiace poi per per ehm, poco tempo non poter dedicare spazio agli altri Simmini o nella One Under Baby Challenge, per esempio, pensiamo e quindi pensavo di inserire questa mod. Fatemi sapere però cosa ne pensate perché sono curiosa. Secondo me, ehm, per esempio, in questa challenge eh, dove ci sono tanti pargoli di Milton, o nella One Hundred Baby Challenge, o nella Disney Legacy Challenge è necessaria, perché comunque, ripeto, permette di avere un realismo maggiore, ecco, mettiamola così, io non la userò per trucchi o altro, solo per avere un po' più di realismo, ecco. Quindi ragazzi, che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata, eh sì, c'è cioè Violetti tesoro, o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Zimmer. Oh. E non.